Fiocchi di neve anche a bassa quota. Le previsioni meteo confermano l'arrivo di una perturbazione atlantica che giovedì 21 novembre porterà neve anche nel Comasco, con temperature in picchiata. La neve è attesa a partire dal tardo pomeriggio di giovedì e potrebbe proseguire per il resto della serata. Precipitazioni nevose leggermente più significative potrebbero interessare la Valle Intelvi, la Val Cavarnia e il Porlezzese, ma anche Gravedona e la zona di Piano Arancio Monte San Primo. In altri comuni della provincia, invece, potrebbe scendere neve mista a pioggia. Ormai sembra ufficiale, in Italia l'inverno è alle porte. Per chi non lo avesse già fatto, quindi, è arrivato il momento di rispolverare dagli armadi guanti, cappotti, sciarpe e cappelli. L'arrivo della perturbazione numero 6 del mese di novembre colpirà tutta la penisola, con venti di burrasche nevicate anche a bassa quota. In Lombardia, come nel resto delle regioni settentrionali, le temperature crolleranno, l'aria si farà gelida e di stampo invernale. Se nella giornata di mercoledì a Como dovrebbe splendere il sole, ecco che nella seconda parte della settimana la situazione potrebbe ribaltarsi e farsi climaticamente più instabile. Previsti maltempo, forti raffiche di vento e, appunto, nevicate anche a bassa quota. Il freddo si farà in più intenso per l'arrivo di una massa d'aria gelida. Le temperature in calo toccheranno valori sotto la media. Insomma, si attendono giorni duri per chi non ama il freddo. La situazione dovrebbe migliorare già l'indomani, venerdì 22 novembre, quando a Como e provincia è attesa una giornata di sole. Va ricordato, inoltre, che è scattato l'obbligo di gomme da neve fino al prossimo 15 aprile. Per chi non fa il cambio di pneumatici, è obbligatorio avere a bordo le catene da montare in caso di necessità. Nel periodo in cui vige l'obbligo, i ciclomotori e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade. Chi non rispetta l'obbligo può essere sanzionato fino a un massimo di 338 euro e in alcuni casi è previsto il fermo del veicolo.